In una delle sessioni qui al Congresso Nazionale di IOM sono stati presentati dei dati interessanti su 420.000 pazienti presenti nei registri AIFA. Che cosa è venuto fuori? Che cosa ci dicono questi dati? Prima cosa ci dicono che IOM e AIFA riescono a collaborare. Riescono a collaborare su un banco di prova che per molti anni è stato oggetto delle nostre lamentele. Gli oncologi da molti anni fanno un super lavoro per registrare i pazienti nei registri AIFA che sono aperti per garantire l'appropriatezza d'uso della maggior parte dei nuovi farmaci che vengono registrati in Italia e rimborsati in Italia. Quel lavoro fino ad oggi non dava la sensazione di poter essere letto non solo in chiave amministrativa ma anche in chiave scientifica, e invece di conoscenza scientifica dentro ce n'è. Quello che siamo riusciti a fare nel corso di questi mesi, i dati sono stati presentati stamattina ma a breve saranno oggetto di un articolo scientifico che invieremo per la pubblicazione, è stato confrontare le caratteristiche basali dei pazienti nel real world. I pazienti che vengono inseriti nei registri AIFA vengono inseriti per prescrivere loro il trattamento nella pratica clinica, quindi sono un perfetto sistema di real world prospettico. Le caratteristiche di questi pazienti, che quindi rappresentano il mondo reale della pratica clinica, con le caratteristiche dei pazienti che erano stati inseriti nelle sperimentazioni che hanno portato quei farmaci sul mercato. Non abbiamo trovato nulla di sorprendente, ma se prima pensavamo che mediamente nelle sperimentazioni cliniche ci fosse una selezione dei pazienti verso un paziente tipo che è un po' più giovane, un po' meno complicato del paziente nella pratica clinica, oggi questo lo possiamo spiegare con i numeri. Abbiamo un dato chiaro che l'età mediana dei pazienti nella pratica clinica è più di 5 anni maggiore rispetto all'età mediana dei pazienti nella sperimentazione. Uno spostamento di 5 anni dell'età mediana significa tanta comorbidità, tante altre pillole o altri farmaci che si assumono per le patologie concomitanti. Un 17% in più di pazienti ultra 65 anni nella pratica clinica piuttosto che nella sperimentazione. Abbiamo un problema ancora molto presente e che peggiorerà nei prossimi anni di prevalenza di pazienti anziani che ammalano di cancro. Stiamo vedendo l'arrivo dell'onda lunga del baby boom che c'è stato negli anni 60. Adesso arrivano i pazienti che si ammalano di cancro in età avanzata, e se c'è questa discrepanza vuol dire che nel trattare i pazienti anziani noi abbiamo una base scientifica meno solida di quanto non valga per i pazienti più giovani. Quindi si potrà pensare ad un'oncologia geriatrica? Molti anni fa abbiamo incominciato a parlare di oncologia geriatrica. Uno dei maestri dell'oncologia italiana, Silvio Monfardini, che è stato tra i soci fondatori di IOM 50 anni fa e ieri ci ha parlato di questo, è un maestro dell'oncologia geriatrica. Lui da molti anni e per molti anni ha spinto per un modello che è quello della integrazione della figura del geriatra all'interno delle divisioni di oncologia. Io devo dire, dovendo rapportare alle condizioni odierne in cui la carenza di personale ci fa seriamente temere di non avere un numero sufficiente di oncologi, sono un po' pessimista sul fatto che questo sia ancora un modello che noi possiamo proporre, perché siamo in carenza dei medici. Tutta la medicina è in carenza dei medici, anche noi un po', non come la medicina d'urgenza, ma anche noi siamo in carenza dei medici.